Buongiorno a tutti amici di YouTube, io sono Fabrizio Cimò, vi do il benvenuto a questo undicesimo video sull'Unreal Engine 5. Oggi andremo a fare qualcosa di abbastanza complesso ma molto interessante, che è la gestione dei veicoli all'interno dell'Unreal Engine. Vi dico subito che l'Unreal Engine presenta un ottimo template per i veicoli che si chiama Vehicle Advanced, che potete utilizzare, come ispirazione e eventualmente anche per controllare se avete fatto alcuni errori e confrontare i vari settaggi. Però è qualcosa che io non vi consiglio di fare se siete alle prime armi, perché vi ritrovereste davanti un template molto complicato che gli sviluppatori dell'Epic Games hanno già farcito di tante funzionalità ricche che potrebbero distrarre la vostra attenzione e non farvi capire esattamente come funziona il tutto. Quindi io, come al solito, vado a realizzare un progetto vuoto in maniera da vedere passo passo tutto quello che è necessario per andare a realizzare un veicolo funzionante all'interno dell'Unreal Engine 5. Vi dico già che è molto importante, ancora prima di aprire l'Unreal Engine 5, è molto importante creare un'ottima skeletal mesh. Perché i veicoli funzionano tutti con le skeletal mesh, è importante creare una skeletal mesh che abbia tutte le ossa assolutamente perfette. E con perfette intendo dire che devono essere della scala giusta, non devono essere soprattutto ruotate nella rotazione sbagliata. E in particolare tutte le ossa di tutte le ruote devono avere per forza l'asse X positivo che punta verso il fronte del veicolo, l'asse Z che punta verso l'alto e di conseguenza l'asse Y va da sé perché ovviamente è una terna destrorsa. Quindi X forward, Z up è veramente il motto dell'Unreal Engine. Assolutamente, controllate ancora prima di importare qualunque cosa nell'Unreal Engine che tutte le ossa siano posizionate in questo modo. X che punta in avanti, Z che punta verso l'alto, o almeno tutte le ossa delle ruote. Poi, altra cosa che ci tengo a dirvi è che le ossa le potete chiamare assolutamente come vi pare, non c'è nessun problema. Però dovete avere necessariamente, o meglio, è la pratica migliore, dovete avere un osso a cui è assegnata la geometria della ruota, che io in questo caso ho chiamato ruota underscore PSX, PDX, eccetera, cioè posteriore sinistra, posteriore destra e così via. Quindi un osso con la geometria della ruota e poi un osso nella stessa posizione dell'osso della ruota, con la stessa rotazione dell'osso della ruota, ma deve essere un osso a cui non è assegnata alcuna geometria e che io ho chiamato ruota PSX eccetera underscore fisica. Ok, questo qui è un osso che servirà per andare a legare le collisioni del veicolo stesso. Ok, non utilizzeremo le ossa con la geometria, utilizzeremo delle ossa nella stessa identica posizione vuote, quindi senza geometria associata. Questa qui è un'altra cosa veramente veramente importantissima e non sottovalutatelo perché i veicoli sennò vi faranno sputare sangue. Io comunque vi ho già importato, vi ho già messo nella descrizione del video un buon punto di partenza, diciamo così, che ho creato per voi. È una skeletal mesh, la possiamo andare a importare all'interno dell'Unreal Engine. I settaggi potete lasciarli tutti come sono. Io adesso però non importo i materiali perché non ho alcun interesse a farlo e faccio import. Ok, benissimo. A questo punto, come al solito, ci sono stati creati i nostri tre componenti che avevamo già visto anche nel video del manichino. E in particolare, per fare giusto un ripasso veloce, abbiamo la skeletal mesh, che è questa qui viola, e la skeletal mesh è la geometria associata allo scheletro. Okay. Poi abbiamo il Physics Asset che per ora abbiamo trascurato, ma che oggi assolutamente dovremo per forza andare a vedere. E poi abbiamo lo scheletro vero e proprio, che è questo qui azzurrino, che di per sé non contiene geometria, non contiene vertici, ma contiene esclusivamente informazioni circa la gerarchia delle ossa e il loro posizionamento nello spazio. Ottimo. A questo punto, come ben sappiamo, dobbiamo creare un attore o comunque qualcosa che permetta alla Skeletal Mesh di muoversi nel mio mondo, perché la Skeletal Mesh di per sé è morta, non fa niente se non la vado a programmare. Quindi andiamo a dare col tasto destro una nuova Blueprint Class. Però attenzione, l'Unreal Engine
predispone già per gli sviluppatori tutta una serie di strumenti molto utili per sviluppare i veicoli, ossia gli sviluppatori Epic Games ci permettono di non dover programmare da zero tutte le ruote, tutta la fisica, tutta la collisione, perché sarebbe un compito immane, ma già ci consente di utilizzare delle classi predisposte, un po' come era il manichino, il character nello scorso video. Però in questo caso questa classe aggiuntiva va abilitata e per abilitarla dobbiamo andare in settings, andiamo in plugins, digitiamo vehicle, ok? E come potete vedere abbiamo qui quattro plugin diversi legati ai veicoli. In particolare quelli di nostro interesse sono il primo e l'ultimo in questo caso. Il primo si chiama Chaos Vehicle Plugin e l'ultimo si chiama Physics Vehicles. Allora, fino a poco tempo fa, questo Physics Vehicle era quello, tra virgolette, standard dell'Unreal Engine, ossia tutti i veicoli venivano simulati con le classi derivate da questo plugin. Physics è un motore fisico, lo dice ovviamente la parola, sviluppato da Nvidia principalmente, e che però piano piano diciamo, viene soppiantato dal nuovo motore fisico dell'Unreal Engine che si chiama Chaos, e infatti, come potete vedere, è ancora in versione beta, perché è qualcosa abbastanza recente nel momento in cui vi sto parlando. Comunque, noi utilizzeremo il Chaos Vehicle Plugin, ma sappiate che tutto quello che vedremo è tanto vero per l'uno quanto per l'altro, è assolutamente identico. E infatti all'Epic Games si sono sforzati di avere uno sviluppo e una compatibilità assoluta tra i progetti vecchi, diciamo, e i progetti nuovi. Quindi abilitiamo il plugin, andiamo a dargli il sì e andiamo a riavviare l'editor, quindi gli diamo Restart Now. Aspettiamo che si ricarichi diciamo, il progetto e come potete vedere adesso abbiamo abilitato il plugin e se andiamo in Blueprint Class avremo delle classi aggiuntive da selezionare. E in particolare, se vi ricordate quello che avevamo detto nelle scorse puntate, avevamo detto che Actor era una delle classi più generiche dell'Unreal Engine 5, sotto Actor, e quindi prendeva tutte le caratteristiche dell'attore, avevamo il Pwn, e poi sotto il Pwn avevamo il Character, che era un Pwn che era in grado di camminare in giro. Ovviamente il veicolo non è un character, nel senso che non cammina, però è un pwn. E infatti, se andiamo a digitare vehicle, vedete che sotto pwn è comparso anche questo wheeled vehicle pwn, ossia è un pwn, quindi è in grado di ricevere dei controlli, ok? Ma è di tipo wheeled vehicle. Quindi lo andiamo a selezionare, quindi attenzione, non Chaos Vehicle Wheel, no. Questo qui sarebbe la classe della ruota che poi andremo ad utilizzare, ma adesso vogliamo creare il Pwn veicolo, quindi Wheeled Vehicle Pwn, lo selezioniamo e diamo ok. A questo punto gli diamo il nome che più ci pare e lo possiamo aprire come avevamo fatto la volta scorsa col character. Ancora una volta, come potete vedere, abbiamo già degli slot predisposti all'interno del blueprint. E in particolare abbiamo la mia mesh, che sarà la skeletal mesh che abbiamo importato del veicolo, e poi abbiamo il vehicle movement component, che sostanzialmente va a predisporre tutta una serie di funzionalità per andare a fare il setup del veicolo. Quindi, se nel character avevamo tutte le impostazioni su come doveva correre, nuotare, volare, saltare, camminare, eccetera, perché era diciamo un personaggio con le gambe, adesso invece nel Vehicle Movement Component avremo tutte le impostazioni del motore, della trasmissione, dello sterzo e così via e così via e così via. Benissimo. A questo punto, quindi, la prima cosa da fare, ovviamente, è mettiamo una skeletal mesh sopra questo slot, così vediamo almeno l'attore, cioè insomma, vediamo questo pwn non trasparente. Quindi selezioniamo mesh, andiamo qui in skeletal mesh e andiamo a selezionare la nostra skeletal mesh che abbiamo importato. Ce n'è solo una, quindi non la dobbiamo neanche cercare con troppa difficoltà. Benissimo, l'abbiamo importata. A questo punto possiamo fare il compile e possiamo tornare all'interno della mia 3D view. Adesso possiamo trascinare questo veicolo in scena e lo posizioniamo ad esempio qui in alto nello spazio. Però che cosa succede? Attenzione, che se noi andiamo a fare il play, anzi più che il play andiamo a fare il simulate, che sostanzialmente è come il play ma mi permette di guardare tutto il mondo dall'esterno, quindi vado a fare il simulate. Non succede assolutamente niente. Perché non succede assolutamente niente? Perché nessuno ha detto al mio pwn che deve simulare la fisica e nessuno ha detto alla skeletal mesh come si deve comportare con una simulazione fisica. Quindi apriamo di nuovo il mio blueprint
e andiamo a cercare una voce che si chiama Simulate Physics. La troviamo, vedete Simulate Physics, e la andiamo ad abilitare. Andiamo a fare di nuovo il compile, salviamo e torniamo all'interno della 3D View. Adesso se io faccio il Simulate, vedete che qualcosa succede. Quantomeno il veicolo risente della gravità e infatti è andato verso il basso. Però le ruote si sono comportate in una maniera assolutamente non corretta. Perché è successo questo? Perché nessuno ha specificato il physics asset come deve essere impostato. Ora, prima di aprire il physics asset, io ci tengo a dirvi una cosa molto importante che è concettualmente difficile però da capire, nel senso che il physics asset, come vedremo, è responsabile delle collisioni dei corpi. Quindi se io avessi una palla da calcio e volessi dire all'Unreal Engine che la palla da calcio deve rotolare perché è una sfera, lo farei nel physics asset. Però il physics asset non sa niente di come si deve comportare un veicolo. Quindi non ha nessuna informazione circa la rotazione delle ruote, l'attrito delle ruote, lo sterzo, la trasmissione di potenza. Il physics asset non ne sa assolutamente niente. Il physics asset dice solo: bene, questo corpo ha questa forma, non voglio simulare ogni singolo vertice della mesh perché sarebbe troppo pesante. Allora do una forma un pochettino più semplificata e calcolo le collisioni su questa forma. È questo che fa il physics asset, ossia se io adesso lo andassi ad aprire. Vedete che lui che cosa ha fatto di default? Ha creato dei corpi che secondo lui approssimano bene la mia geometria e a questo punto ha detto: bene, i corpi sono collegati in un certo modo, se io vado a fare la simulazione, ok, il mio veicolo si comporta in questo modo. Però come potete vedere il comportamento delle ruote non è in grado di gestirlo. Quello che gestisce il comportamento delle ruote è il Vehicle Movement Component. Ok, ossia questa voce qui all'interno del mio blueprint. Quindi adesso dobbiamo fare una cosa molto delicata, ossia dovremmo dire al physics asset: bene, il mio veicolo si comporta in un certo modo e me lo controlli tu come si comporta il mio veicolo. Quindi ad esempio tutta la carrozzeria me la approssimi con un parallelepipedo, ok? Però le ruote non me le controlli tu, me le controllerà il Vehicle Movement Component. Quindi dovremmo dire al physics asset di simulare la fisica di tutto tranne che delle ruote, o meglio, la simulazione delle ruote sarà gestita dal Vehicle Movement Component. E poi le collisioni delle ruote con qualche altro oggetto, ok, le gestisce il physics asset. Cioè, banalmente, se il mio veicolo va contro un cono autostradale, sarà il physics asset che dice al cono che è stato colpito da una sfera piuttosto che da un parallelepipedo, eccetera. Ma non è il physics asset che dice alla ruota quanto deve rimbalzare perché ha l'ammortizzatore o lo smorzatore, eccetera. E questo lo capiremo tra poco. Adesso andiamo ad aprire il physics asset. Come al solito, nella filosofia del canale, vogliamo partire da una scena quanto più pulita possibile. Quindi io seleziono tutti gli oggetti e cancello tutto. Ora, è la prima volta che apriamo il Physics Asset. Ci sono sostanzialmente tre pannelli interessanti da vedere nel Physics Asset per chi sta facendo queste cose introduttive, diciamo così. Il primo è il pannellino chiamato Skeleton Tree. In questo momento non c'è niente perché purtroppo di default non ci fa vedere le ossa di base, ma le possiamo far comparire cliccando l'ingranaggio e andando a selezionare Show All Bones, ossia fammi vedere tutte le ossa nello Skeleton Tree, se no che Skeleton Tree è vuoto. Benissimo, come potete vedere, una volta che abbiamo dato Show All Bones, rivediamo tutti i nomi di tutte le ossa che noi avevamo creato in Blender, ad esempio. Okay? Hanno esattamente lo stesso nome, la stessa posizione, eccetera. Ora, tra l'altro, se poi vogliamo anche vedere bene la disposizione delle ossa, possiamo andare in Character, Bones, e gli andiamo a dare: fammi vedere tutta la gerarchia delle ossa, non solo dell'osso selezionato. Ok, quindi Whole Hierarchy. Benissimo, e quindi come possiamo vedere, ci fa vedere la relazione. Diciamo che questi segmenti bianchi a X, diciamo così, non sono la forma delle ossa, ma sta dicendo che qui c'è un osso che è collegato con questo osso, cioè è il suo figlio. Okay. Tra l'altro, altra cosa che vi consiglio di fare è prendervi 5 minuti per controllare che tutte le ruote siano assolutamente impostate con gli assi come vi ho detto prima. E per ricapitolare, X punta verso il davanti, X forward, Z up, Z punta verso l'alto. E deve essere così di tutte le ruote o non funzionerà niente.
Benissimo. Altra cosa che magari avete notato è che i nomi delle ossa nel mio Skeleton Tree, alcuni sono bianchi, alcuni sono grigi. Qual è la differenza? È molto semplice. Le ossa, con il nome bianco hanno associate, una geometria. Una geometria, ad esempio, derivante dalla skeletal mesh. Ricordiamoci che il physique asset è un physique asset della skeletal mesh, non è dello scheletro, ok? Perfetto. E invece le ossa in grigio non hanno associata alcuna geometria. Ma noi già lo sapevamo, infatti avevamo creato apposta delle ossa duplicate per la simulazione fisica. Vedete, l'abbiamo chiamato ruota PSX fisica, perché è qui che noi andremo a collegare dei corpi per la simulazione fisica. Benissimo. Poi abbiamo anche la possibilità, e questa possibilità la possiamo raggiungere da questo pannellino in basso a destra, di creare dei corpi con i quali andare a calcolare le simulazioni. Come dicevo prima, calcolare la simulazione è molto complesso, quindi per velocizzare i calcoli noi creeremo delle figure geometriche primitive, diciamo così, molto più semplici da calcolare rispetto alla mesh del disegno, diciamo così. Quindi andiamo a selezionare ad esempio tutte le nostre ossa fisiche, quelle che vogliamo andare a simulare. Andiamo a selezionare il tipo e la forma della primitiva per la simulazione. Potrebbe essere un cubo, un capsule sarebbe una specie di una pillola sostanzialmente. Sfera è, vabbè, una sfera. Altrimenti possiamo anche avere il single convex hull o il multi convex hull. Però tenete ben presente che il single e il convex, che cosa sono? Sono il tentativo dell'Unreal Engine di costruire una mesh quanto più semplificata possibile attorno alla mia geometria, e quindi sono molto più complessi da calcolare. Quindi, se appena potete, cercate di rimanere sul capsule, sul box o sullo sphere. Io adesso, per fare le ruote, selezionerò lo sphere e vado a dare Add Bodies. Come potete vedere, è comparso qualcosa all'interno del mio Skeletron Tree, e infatti sono comparse questa ruota PSX fisica con una forma di sfera, che semplicemente significa che ho creato una forma per la simulazione fisica. Però in questo momento la forma è molto piccola perché non aveva geometria associata in alcun modo. E io adesso voglio ovviamente andare a scalare questa forma fino ad avere più o meno la dimensione della ruota, perché se io vado a intercettare un cono spartitraffico, voglio che salti via anche che magari lo prendo sul bordo della ruota, cioè non voglio che la ruota ci passi attraverso, perché poi andrei in qualche modo a far vedere che c'è un errore. Okay, quindi vado a scalare le mie ruote, o meglio i corpi che vanno ad approssimare le mie ruote, finché più o meno non sono della stessa dimensione. Tanto adesso stiamo facendo qualcosa di approssimativo, non ci interessa avere il massimo della precisione. Quindi una cosa del genere potrebbe funzionare. Poi però, come vi dicevo prima, dobbiamo stare attenti perché la simulazione delle ruote non è affidata al physique asset, è affidata al Vehicle Movement Component all'interno del blueprint. Quindi dobbiamo dire al physique asset che questi corpi non li deve andare a simulare in prima battuta, ma sarà il Vehicle Movement Component a dire a queste ossa come spostarsi nello spazio, e poi sarà il physique asset a dire agli altri corpi con i quali va a sbattere che hanno questa forma. Quindi il tutto si riduce a dire, bene, il physics type anziché di tipo default lo mettiamo di tipo kinematic, ossia non sarà simulato, ma sarà mosso da qualcos'altro che farà la simulazione al posto del physics asset. Perfetto. E infatti, guardate, se io adesso metto default e faccio il simulate, vedete che queste ruote cadono verso il basso. Se io invece vado a mettere kinematic e faccio simulate, non si muove niente. Perché? Perché il physique asset sa che non sono compito suo. Perfetto. A questo punto andiamo ad aggiungere anche un ulteriore corpo al mio veicolo interamente, che magari anziché una sfera mettiamo semplicemente un box, andiamo a dare add bodies, e come potete vedere abbiamo aggiunto un corpo rettangolare. Poi a questo punto ce lo possiamo dimensionare un po' come vogliamo noi. Io adesso lo sposto un pochettino più verso l'alto perché la mia Jeep ha delle sospensioni molto alte, ma direi che grosso modo una cosa del genere potrebbe andare. Poi possiamo fare tutte le prove del caso. In questo caso physics type va bene default, perché non saranno i vehicle movement component a dire a questo box come muoversi, ok? Ma sarà il physics asset, quindi possiamo lasciarlo così com'è. A questo punto diamo il save, e a questo punto, se io torno all'interno della scena e faccio il play, non succede niente. Ma perché non succede niente? Perché abbiamo detto in questo momento che
Il physics asset non si prende in carico la simulazione delle ruote, ma non abbiamo detto al vehicle movement component che deve simulare le ruote e quindi lo dobbiamo fare adesso. Quindi apriamo di nuovo il blueprint della nostra Jeep, andiamo a selezionare il vehicle movement component e come potete vedere esiste un pannellino che si chiama wheel setup e nel wheel setup è possibile andare a specificare la posizione delle ruote. Ma ovviamente non andiamo a specificare la posizione nello spazio a caso, no, noi sappiamo già esattamente qual è il nome dell'osso a cui abbiamo associato la geometria delle collisioni, okay? Lo sappiamo già alla perfezione. E in particolare, se vi ricordate, erano ruota PSX, fisica e così via, e così via, e così via. Quindi andiamo a specificare le quattro ruote con i quattro nomi delle ossa. Quindi ruota underscore PSX fisica, poi andiamo a crearne una nuova. Ruota underscore ASX fisica. E dovete stare molto attenti con i nomi perché se mettete il nome sbagliato potrebbe non solo non funzionare ma anche crashare l'Unreal Engine. Quindi salvate anche spesso. Quindi ruota PSX ASX, quindi PDX fisica. E poi ruota ADX fisica. Ora, prima di passare oltre, ci tengo anche a farvi vedere che in questo momento abbiamo specificato il nome dell'osso a cui associare le ruote e ne potremo mettere quante ne vogliamo di ruote, potremmo fare anche 50 ruote volendo. Ma oltre al nome, abbiamo anche già implicitamente definito il tipo di ruota che noi vogliamo andare ad utilizzare, cioè questo wheel class. E in questo momento stiamo utilizzando una wheel class generica, mettiamola così. Cos'è la wheel class? È quello che dice al vehicle movement component la forma della ruota, la dimensione della ruota, il grip della ruota, le sospensioni, se sono morbide, se sono dure, quanto smorza, se ha il motore, se ha il freno a mano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo momento stiamo utilizzando una classe generica che avrà pochissime impostazioni, ma per ora ci va bene. Ma poi dovremo andare anche a creare due nuove classi, una sarà quella della ruota anteriore e una sarà quella della ruota posteriore, perché è vero che hanno la stessa dimensione, hanno lo stesso grip, stessa sospensione, eccetera, però quella davanti sterza e quella dietro no. E quindi dovremo creare due classi. Ma per il momento non ci interessa, lo vedremo dopo. Perfetto, a questo punto se torniamo all'interno della mia 3D View e andiamo a dare il simulate, vedete che qualcosa succede, ossia quantomeno vediamo che qualcosa molleggia. Ossia, allora, la collisione delle ruote non è perfetta, perché vedete che c'è una compenetrazione. Sì, questo è vero. Però vedete che è come se fosse sugli ammortizzatori. Dove sta l'arcano? È che la simulazione è fatta correttamente, ma non c'è niente che abbia detto alla skeletal mesh di spostare le ossa, che non sono le ossa fisiche, ma sono le ossa geometriche, ossia sono quelle ossa a cui abbiamo associato la ruota. E per fare ciò utilizzeremo, come al solito, l'animation blueprint. Però per ora di carne al fuoco ne abbiamo messa veramente, veramente tanta. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video dove avremo poi un veicolo molto più avanzato di quello che siamo riusciti a fare fino a questo momento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.